Salireste su un treno di bambù? Ciao Focussini, oggi parliamo di 5 cose che non sai sui treni. I contadini cambogiani lo fanno abitualmente. Lungo la linea ferroviaria semi-abbandonata del paese, viaggiano su veicoli autocostruiti di 4 metri per 2, simili a quelli azionati da una leva nei cartoni animati. Solo che questi sono spinti da un piccolo motore. Il treno in servizio più lungo è quello che percorre l'unica linea ferroviaria della Mauritania, in Africa. Conosciuto come Sahara Express, collega la miniera di Sowerate al mare, attraverso 700 km di deserto. I singoli convogli raggruppano fino a 210 vagoni, per una lunghezza di oltre 2,5 km. Un curioso ibrido fra treno e aereo era lo Schienen Zeppelin, costruito nel 1930 in Germania. Si trattava di un prototipo dalla forma aerodinamica, spinto da una grossa elica azionata da un motore aeronautico. A regime raggiungeva la velocità di 230 km orari. L'Aero Train era un treno sperimentale, sviluppato in Francia tra il 1965 e il 1977. Spinto da un motore a reazione, viaggiava sospeso su un cuscino d'aria, alla velocità di 400 km orari. Non è mai uscito dalla fase di prototipo. Oltre che per la velocità, che li mette in grado di fare concorrenza al trasporto aereo, gli Shinkansen, i treni proiettile giapponesi che viaggiano sul filo dei 320 km orari, sono noti per la loro puntualità. Si stima che il ritardo medio su tutta la rete sia inferiore ai 10 secondi. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.